Salve mister, innanzitutto un commento su questa partita. Noi sfortunatamente non siamo riusciti a vederla, e un 2-2 comunque decimo risultato utile consecutivo. Sì, una partita dove abbiamo fatto un po' meno bene del solito, soprattutto il primo tempo, nel senso che siamo passati in vantaggio e dopo forse abbiamo un po' abbassato l'attenzione, abbiamo iniziato a ragionare un po' in maniera sbagliata, dai, in due minuti hanno ribaltato la partita su un rigore, un calcio piazzato, anche se il rigore era una situazione evitabile perché avevamo palla noi in una zona dove abbiamo fatto qualche errore. Poi abbiamo chiuso male il primo tempo, un po' in confusione perché è stato 1-2 abbastanza pesante. Devo dire che sono stati bravi i ragazzi a reagire nel secondo tempo e a fare di tutto per cercare di raggiungere il pareggio. Detto questo, era una partita complicata, il campo era molto scivoloso, diciamo, la palla era difficile da controllare, ma non siamo alla ricerca di alibi per niente. Abbiamo fatto una partita nel primo tempo un po' sottotono, sulla quale dobbiamo ragionare un po', perché magari anche domenica scorsa al primo tempo abbiamo fatto un po' meno bene, hanno fatto una grande reazione i ragazzi nel secondo tempo e prendiamo questo di positivo. Però il campo sicuramente appunto era veloce, ma non è stata la motivazione, diciamo, di un primo tempo un po' sottotono, che poi sono stati gli ultimi 25 minuti dopo il gol del vantaggio nostro. Paradossalmente abbiamo concesso qualcosina, dai. Ciao Luca, sono Amorini. Allora, ascoltami, di solito le squadre quando hanno i momenti di difficoltà riescono a non perdere, è un segnale molto molto positivo. Detto questo, quindi lo prenderei come bicchiere mezzo pieno, secondo te le difficoltà della tua squadra sono una questione in questo momento più fisica, mentale, un normale momento della stagione? Come la vedi? No, beh, parlare di difficoltà mi sembra eccessivo, nel senso che 10 partite che non perdiamo e sentirmi dire che siamo in difficoltà mi lascia un po' così. Sicuramente domenica scorsa abbiamo fatto una buona gara dove è finita col pareggio contro una singola squadra, oggi potevamo fare qualcosina in più, ma secondo me nelle situazioni di magari di attenzione nel momento che siamo andati avanti si poteva gestire un po' meglio. Però la squadra sta bene, ha corso fino al 95esimo alla ricerca poi dopo il 2-2 addirittura di provare a vincerla, quindi non è un problema sicuramente fisico, ma non è un problema in generale. Un pareggio comunque fuori casa, sicuramente tenere il ritmo del Mantova è difficile per qualunque squadra, perché 22 punti basterebbero per essere in testa in parecchi gironi, quindi è normale che mantenere un ritmo forte come loro non è per niente facile. Luca, la specifica, sono molto contento. Luca, la specifica ovviamente le difficoltà, perché tu hai detto che sono due partite in cui ovviamente non state giocando al meglio, ma è chiaro che stiamo partendo sempre da una situazione che è quella di una squadra che ha il miglior difesa, che secondo in classifica non ha mai perso. Questo direi che è la costante da cui si parte nel ragionare. No, infatti. No, io quello che dico è che nei primi tempi, nelle ultime due partite, abbiamo fatto un po' meno bene rispetto a quello che possono fare i ragazzi. Allora, probabilmente dobbiamo lavorare su questa cosa qua e magari domenica prossima essere più attenti ai minimi particolari nei primi minuti, perché magari in queste due partite abbiamo dimostrato di non farli bene come i secondi tempi. Quello che mi rende felice è che comunque nel secondo tempo c'è sempre un miglioramento e una reazione, come nel caso di oggi, un miglioramento nella partita precedente, quindi vuol dire che fisicamente si sta nel modo giusto.